ci stanno dando estremamente ragione sulla nostra ipotesi, e Franco e noi come Sinistra Ecologia Libertà abbiamo ritenuto meglio convocare questa conferenza stampa per evitare che nella risposta che verrà data nel Consiglio Comunale non sia sufficientemente chiaro l'oggetto del contendere. Poi adesso lascio la parola a Franco, secondo me ha altre cose da dire che spiegherà meglio il significato di tutta questa nostra conclusione. Vabbè, l'interpellanza era molto chiara, chiedevo appunto al sindaco se ha conoscenza, se condivideva il fatto che aziende, se l'interpellanza appunto di confermare o meno se erano state fatte inserzioni pubblicitarie, fra l'altro il sottoscritto non inseriva neanche la richiesta se non potevo asserire con certezza che le inserzioni fossero a pagamento, perché ovviamente non avevo un riscontro in questi termini. E il sindaco, come io chiedevo nell'interpellanza, mi ha fornito documentazione prima di poter appunto discutere in aula l'interpellanza. Documentazione che voleva essere quella appunto di chi aveva assunto queste decisioni e se erano state assunti e se erano state assunte. La documentazione che mi è stata fornita di fatto va già voglio dire anche a smentire quelle che sono state delle reazioni indignate da parte dell'edizione precedente dello stesso mensile, che minacciava anche in questo caso denunce, querele, richieste di danni e quant'altro sulla questione che il mensile non abbia alcun legame con il Partito della Libertà. Su questo ci torniamo un attimo dopo. Innanzitutto, o meglio, anzi lo affrontiamo subito, perché su questa vicenda io ero rimasto abbastanza, voglio dire, un po' colpito anche rispetto a queste minacce. Abbiamo voluto un po' approfondire la questione sull'istruzione dell'attività della bussola. Abbiamo documentato che presso tutti i comuni del Cremasco l'associazione della bussola presenta da anni richieste di spazi ai comuni come soggetto fiancheggiatore per le elezioni di vario tipo, regionali, politiche, per fiancheggiare appunto il Partito della Libertà. L'associazione della bussola è stata costituita con una parte consistente di quello che potremmo definire l'establishment del PDL locale. Direttore del giornale, l'avvocato Lazar, un esponente locale del Partito della Libertà, Paolo Marchesetti, l'archiviato Marchesetti, è il presidente dell'associazione, fa parte del direttivo del Partito della Libertà, il signor Margheriti Pietro è responsabile dell'organizzazione del Partito della Libertà, nonché membro del consiglio di amministrazione del DSCRP. Abbiamo come costituente Francesco Martelli, il capogruppo del PDL, l'assessore Paolo Mariani, Aglio, Enrico Aglio, il signor Aglio, appunto, che è stato segretario, penso fosse ancora Forza Italia, comunque poi che si è trasformato in PDL. Dulcis in fundo, l'assessore Simone Beretta, responsabile degli enti locali, e l'architetto Barbati Ercole, come sapete, appunto, presidente SS Servizi Locali, presidente anche di Padania Acque. Di natura politica, voglio dire, che fa riferimento al PDL, questa è stata la nostra definizione, appunto, trova conferma, diciamo, in chi di fatto ha costituito e gestisce questa associazione. Il fatto è che, appunto, poi dalla documentazione ricevuta, se abbiamo le tre società citate, appunto, sono Società Cremasca Calore, l'azienda farmaceutica municipalizzata e la SCS Servizi Locali, abbiamo un
fra virgolette, salvataggio in corner della SCCA, che il Presidente sostanzialmente con una dichiarazione un po', voglio dire, non chiarissima, però sufficientemente chiara per dire che il sottoscritto, cioè il Presidente, non ha, ha fatto alcuna inserzione a pagamento da parte del sottoscritto, dice, tra virgolette, la mia risposta virgolettata è stata negativa, e ho promesso inserzioni a pagamento se prima ci fossero state inserzioni gratuite, per cui oggi siamo in corso di queste inserzioni gratuite per poi appunto procedere eventualmente, a questo punto non so se procederà o meno la società Cremasca Calore verso inserzioni a pagamento. L'azienda farmaceutica appunto invece dichiarando che appunto è stata affidata da parte del CDA una piena, pieno mandato al Presidente di decidere in autonomia appunto le inserzioni, fatto salvo che noi non contestiamo alcun tipo di inserzione pubblicitaria su quelli che sono gli organi di informazione che effettivamente, voglio dire, svolgono il loro ruolo da questo punto di vista, ma che non sono appunto riconducibili ad alcuna organizzazione, forza politica, uomini politici, per cui legittimo appunto che azienda farmaceutica come anche società Cremasca Calore, come SCS Servizi Locali appunto possa fare questo tipo di interventi. A noi non abbiamo contestato appunto questo collegamento spesso appunto dato da una questione di esclusivo, ecco, esclusivo fra l'altro come emerso dalla documentazione. L'azienda farmaceutica ad esempio conferma che l'unico appunto organismo, organo non appunto di informazione come quelli che ho citato è stato appunto fra l'altro con un'entità anche economica piuttosto interessante, essendo diciamo il secondo come importo appunto premiato da queste pubblicità, conferma appunto di aver concesso. E qual è? Essendo secondo, cioè quale? L'importo? No, sì. L'importo è di 1980 euro per l'anno 2010. 1980 euro per l'anno 2010. Questa è l'azienda farmaceutica. Esatto. E, per noi non è ovviamente importante la questione degli importi, possono essere il 20% del budget pubblicitario, il 10% per alcune, il 30% non è questa la questione ovviamente è se è corretto o meno che ci sia questo tipo di approccio da parte di aziende pubbliche. Il Presidente ci dice, dice al Sindaco, ho fatto una verifica sul serio, non è un organo di partito, di conseguenza abbiamo agito correttamente e questa è una sua ovviamente valutazione. Prendiamo atto che anche il signor Perolini, il dottor Perolini, è membro del direttivo del Partito della Libertà. Non è stato in grado di fornire al sindaco e di conseguenza il sindaco non ha potuto girarmi copia dei verbali in cui sono state assunte le decisioni, perché questi verbali appunto richiesti dal sindaco non sono stati forniti. Il sindaco verbalmente dice non ho capito se non sono state adottate decisioni in sede di seduta o meno, o se i verbali non esistono, o quando, però non sono stati prodotti. È stato prodotto uno specchietto da parte dell'ufficiale, controfirmato dal Presidente, in cui appunto si conferma che a partire dall'anno 2010 è iniziata una inserzione pubblicitaria sulla bussola, appunto assunta, non si sa bene appunto se tramite una delibera di CDA o con quale altra decisione, però in cui viene assunta anche qui la decisione ecco, e qui è inutile, superfluo notare appunto che abbiamo perlomeno due personaggi, SCS Servizi Locali, è una società appunto gestita dalla Cremasca Servizi, che è l'azienda strumentale del Comune di Crema, che appunto
controlla il pacchetto azionario dei servizi locali insieme a SCRB, per cui abbiamo da una parte il componente di SCRB appunto che fa parte del consiglio di amministrazione, che controlla i servizi locali, il signor Margheriti, che contemporaneamente è membro appunto dell'associazione La Bussola, che è gratificata di questa inserzione pubblicitaria unica appunto nel nostro territorio cremasco, e ancora più eclatante il presidente appunto che concede queste inserzioni pubblicitarie, contemporaneamente è membro della stessa associazione. Noi pensiamo che qui siamo in netta carenza appunto dal punto di vista della trasparenza, di un trattamento anche ugualitario per tutti, voglio dire, ma non perché noi auspichiamo che ci sia una inserzione pubblicitaria per tutti gli organi o strumenti, diciamo, adiacenti a strutture di partito. Noi auspichiamo che non ci debbano essere questo tipo di investimenti da parte delle società pubbliche appunto verso queste realtà, perché si può scadere in nome di sovvenzionamento sostanzialmente con denaro pubblico a quelli che sono strumenti chiaramente appunto di natura politica e di propaganda politica.